Allenamento del venerdì al centro SPAL per la prima squadra che ha visto praticamente allenarsi tutti i suoi effettivi. Sono rientrati in gruppo anche Gasparetto e Fioretti, che nei giorni scorsi avevano avuto qualche problemino fisico che è stato risolto e rientrato. Purtroppo non è del gruppo invece Filippini, che dovrà star fermo ancora 20 giorni per una microfrattura al piede, mentre Albertoni, che si è allenato a parte, è praticamente già pronto per essere inserito nel gruppo nuovamente dalla prossima settimana. Sentiamo il mister alla vigilia della partita con il Teramo. Mister Semplici, vigilia della partita col Teramo, dopo la buona prestazione contro il Como, che cosa ti aspetti dalla squadra, appunto, contro una delle probabilmente favorite alla vittoria finale del campionato? Sì, affrontiamo una squadra forte, che da 15 partite sta facendo risultati utili, quindi sarà molto difficile su un campo particolare dove loro sono abituati a giocare, però cercheremo di fare una bella prestazione e magari portare un risultato positivo, e per noi sarebbe importante per il nostro proseguo. Ci puoi dare qualche indicazione sulla formazione titolare che hai intenzione di schierare a Teramo? Ma in linea massima sarà quella che ho schierato la domenica passata, e può darsi ci sia qualche novità, però insomma i ragazzi stanno bene, si sono allenati bene dopo la buona prestazione di Coppa. Spero e mi auguro che si continui sotto questa falsa riga e soprattutto si porta a casa dei punti, che in questo momento per noi sono importantissimi. Hai recuperato Togni, perché insomma contro il Como ha giocato una buonissima prestazione, ai 90 minuti tra l'altro, poi Fioretti è recuperato e anche Gasparetto, quindi probabilmente questi potrebbero anche essere della partita? Sì, mi auguro di sì, insomma, anche se Togni era 15 giorni praticamente, si allenava a parte, ha fatto 90 minuti da Como, si è fatto trovare pronto, la sua condizione sta migliorando e mi auguro insomma possa darci una mano da qui alla fine. I ragazzi che hanno giocato in Coppa, qualcuno ti ha, come dire, convinto tra l'altro a spodestare qualcuno dei titolari? Ma hanno fatto una buona gara e questo mi fa piacere per loro e per me, per avere così magari più scelta durante, all'inizio della partita e durante la partita. Ultima cosa, ci si è messo un pochino anche l'arbitro contro il Como ad annullarvi gol, pur riuscendo ad arrivare là davanti e a mettere il pallone dentro. Sì, avevamo fatto anche due gol, purtroppo dispiace, perché magari potevamo anche tentare qualcosa di più e con un gol a nostro favore magari avremmo lottato fino alla fine sotto l'aspetto anche del passaggio del turno. Sì, non è stato, però insomma l'arbitro fa parte del gioco, non bisogna attaccarsi a queste cose ma cercare di fare molto di più. In questo momento siamo in un momento dove qualche risultato ci è mancato e quindi bisogna dare ancora qualcosa in più per arrivare a portare a casa i punti.